E quindi ci mettiamo a narrativa dantesca dell'inferno del purgatorio e del paradiso, che denominiamo con questi colori qua, che associamo eventualmente a questi segni. Il vero inferno, comunque un'altra cosa, è che non so chi sono. Vi ricordate? Quelli ad Internet hanno avuto il compinino, si sono fatti assumere, non sapevano chi sono, sono andati in azienda sbagliata e si sono sentiti male. Non so chi sono. No, voglio un lavoro, ma hanno trovato il trucchetto e li ho manipolati. Scimmie. Poi sono pure, cioè, poi erano insoddisfatti, perché poi tu ragioni con lo stesso linguaggio, scusa, tu volevi la performance, è stato assunto, ti do una mano, sì, solo che trovo, senti un vuoto. Quel vuoto qual è? È qualcosa che ti manca da massa europea o perché è una mancanza di identità? Sempre a destra il problema. Il purgatorio inizia a fare la scimmia, vi ho detto, sempre l'esempio di Giorgia, prima mi bloccavo, poi a un certo punto mi interessa Giorgia. Anziché dichiararmi, comincio a fare l'amico. Secondo step. La sto manipolando? Sì. Comunque, almeno ho già fatto qualche cosa, capì? Ho fatto il primo step, l'ho fatto male, l'ho fatto in maniera maldestra, l'ho manipolata e quindi comunque la fattura mi arriva sempre, puntuale. Dopo 2 anni mi dichiaro e Giorgio mi dice: senti, Giovanni, mi hai ingannato per 2 anni, ciao. Fine l'amicizia e fine la relazione sentimentale. Chiaro questo step? E questo può essere un purgatorio, perché uno si sta spurgando e sta cercando di capire chi è. E poi, quando sei tu te stesso, se ti senti te stesso, ma se lo fai bene, altrimenti cambia maschera.